Sono partiti, attenzione, c'è la caduta di Alessandro Fiori e si rialza subito. Guerra e Pace assume invece l'iniziativa nei confronti di Alta Dimensione, quindi Alta Dimensione in seconda posizione, terza è Sick for Toys, poi in quarta Appassionate Shepherd, per linee interne Bring You Joy, in settima posizione la favorita Lady Penco, cavalli dopo i primi 400 di gara con Guerra e Pace sempre in vantaggio, Guerra e Pace in vantaggio nei confronti di Alta Dimensione che segue in seconda posizione, per linee esterne Sick for Toys, poi dietro questi Kitten Lady, per linee interne Passionate Shepherd, ancora al largo Red Hawk, si va a completare la piegata di fondo, cavalli che entrano in addirittura d'arrivo con in corda Guerra e Pace, al suo esterno si propone ora Lady Penco, al largo Sick for Toys, con in scia 6 nell'anima, siamo ai 400 metri conclusivi con Guerra e Pace attaccata da Kit e Lady, quindi Lady Penco, Sick for Toys, 6 nell'anima che prova a recuperare, cavalli ai 200 metri conclusivi con in vantaggio Kit e Lady è passata a 100 dal traguardo, Kit e Lady è la regina di Siracusa, poi Lady Penco a seguire, 6 nell'anima che finisce forte in fondo, Sick for Toys, Guerra e Pace, Kit e Lady. Kitten Lady, Charlie Fiocchi vince questo Criterium Aretuseo per i colori del signor Ramsey, il training di Gianluca Viedolini. Kitten Lady. Kitten Lady, eccola in primo piano, aveva vinto ad Agnano all'esordio. Oggi viene a Siracusa e vince questo Criterium Aretuseo. Poi Lady Penco al secondo posto.